sono Diana Venturato, appartengo alla seconda generazione di Samo S.P.A., un'azienda che è stata fondata da mio padre, Orville Venturato, all'inizio degli anni 60. Produciamo cabine doccia e piatti doccia. Nel 2013 abbiamo creato il gruppo Samo Industrie, un gruppo che attualmente dà lavoro a 460 dipendenti diretti, con 4 stabilimenti produttivi e che esporta in Italia ma anche in tutto il mondo. Il legame con questo territorio per noi è molto importante, come lo è stato per mio padre. La sede sia di Samo che di Samo Industria è comunque rimasta qui. Avremmo potuto spostarci anche al di fuori dell'Italia con costi evidentemente molto più competitivi, ma invece qui abbiamo voluto restare e qui ci siamo ampliati. Ultimamente abbiamo anche iniziato una serie di workshop intitolati Porte Aperte, che facciamo proprio all'interno della nostra fabbrica, un porte aperte al territorio, ad esempio l'anno scorso, dove abbiamo riunito vari sindaci del posto, varie personalità di enti istituzionali per parlare proprio dei problemi del territorio. Un porte aperte all'arte, abbiamo appena terminato una mostra d'arte, abbiamo quindi aperto la nostra fabbrica al pubblico. La nostra onlus Oscar per tutti è nata nel 2006 a causa di un triste avvenimento. Mio fratello Oscar ci ha lasciato per una malattia oncologica. Abbiamo deciso di fondare questa onlus e di raccogliere dei fondi da destinare a delle borse di studio per la specializzazione oncologica. E quindi in questi 10 anni abbiamo raccolto oltre 100.000 euro e quindi destinato 4 borse di studio da 20.000 euro a dei giovani medici. Stiamo già tuttora lavorando per la quinta borsa di studio. Raccogliere fondi è importante, però per noi è più importante che questo sia condiviso. Queste borse di studio sono fatte da tanti piccoli versamenti, fatti spontaneamente o fatti perché vengono organizzati dei piccoli eventi, dal concerto alla gara di moto, al torneo di tennis. Tantissime sono le iniziative che vengono fatte dai nostri amici, dai collaboratori di Samo o da anche altre associazioni per raccogliere questi fondi. Io credo assolutamente nell'unire le forze di un territorio. Il valorizzare il territorio deve essere trasversale con tutti, quindi quella deve essere sempre la cosa a cui dovremmo pensare. È difficile, lo so, però bisogna crederci, io ci provo e secondo me è la soluzione vincente.